おじいさん、あの猫何なんですか。アンズちゃん。Magari sta lavando da bere alle piante. Sì, sicuramente. Asha! Getta! Mendoksei gaki da na. Konna yonaka ni nani yatte nno? Enkai. Tutti gli spiriti. カリンちゃんから預かってたバイト代全部使っちゃったんだよね。はあ、何に使ったの。パチンコ。Quanto diseducativo. Breve ma intenso. Decisamente. Ciao, io sono Fabio. E io sono Cinzia. E bentornati su Funzione Animazione. Bentornati, bentornati qui su Funzione Animazione, che l'ho già detto, in cui abbiamo appena visto il primo teaser trailer. In realtà c'era stato un first look teaserino, sei tutto. Mesi fa. E però adesso è uscito il teaser trailer ufficiale di questo Ghost Cat Anzu. Sì, che è questo film giapponese che mi ha colpito, uno perché vabbè, sembra la follia, sì, abbastanza pronunciata, e il divertimento di conseguenza. Speriamo che non abbiano messo tutto il divertimento nel trailer e non ci sia nient'altro. E poi mi ha colpito perché appunto era uscito questo teaserino, che in realtà è una specie di dietro le quinte, che faceva vedere che comunque per questo film hanno usato il rotoscoping, quindi tutto quello che vedete l'hanno praticamente girato in live action con il vecchino giapponese e tutto un po', ed è poi stato appunto rotoscoping, è praticamente fare un ricalco ecco, di ciò che vedi in live action, però ripassarlo in animazione, quindi una tecnica un po' vecchia e anche che si utilizzava per le cose non troppo di qualità. Sì, però che veniva in generale usata più che altro anche per oggetti molto complessi che hanno una tridimensionalità, sì, difficile da realizzare, proprio perché dovresti metterti lì quasi a fare la prospettiva tutte le volte. Invece con questa tecnica si può proprio andare a realizzare più facilmente e più velocemente. Sì, che è anche un po' una tecnica alla base di quello che erano gli effetti speciali, poi è stata utilizzata appunto in animazione in questi casi, adesso è sostituita praticamente. Pigliano la cosa in CG, la animano in CG e poi la buttano dentro l'animazione 2D. E poi la contestualizzano alla bella e meglio, sì, dipende dalla qualità del film. Non usano appunto più questa tecnica. Devo dire che comunque l'animazione è bella, non si nota troppo questa cosa, non dà fastidio. E ha poi delle tempistiche, soprattutto dei tempi comici, molto molto belli. Sì, 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 molto figo. Il film, vabbè, sembra essere l'arrivo di questo spirito gattone di 37 anni che però si comporta come un bimbo di 5 e che ne combina di tutti i colori, e di questa ragazza che deve sopportarlo, quindi è una sorta di reverse Doraemon. Sì. Sì, ovviamente tutto nel giapponese rurale, sì, sembra anche, sì, sì, estate, sì. Ovviamente fa venire male tutte le volte questa cosa. Soprattutto perché sappiamo cosa vuol dire andare d'estate in Giappone. Esatto, ed è tutto infestato appunto da questi spiriti che ricorda anche un po' il film A Letter to Momo. Sì. Dove appunto ragazzina che si ritrova nel paesino sperduto nella campagna giapponese, dove ci sono spiriti i più disparati, dal fungo al gatto a chi più ne ha ne metta. E alla rana. Anche la casa sul promontorio ha un soggetto simile, ma perché gli spiriti, i kami, sono una cosa molto comune in Giappone in realtà. Cioè non nel senso che camminano per strada, intendo nei racconti. Bene. E quindi sembra comunque questo film molto eccentrico ma anche divertente, dove ovviamente immaginiamo che questo Anzu combinerà qualche disastro inenarrabile, un po' più grande del solito, e magari si redimerà nell'aggiustarlo. Però non è detto, non è detto, non è detto. E la regia è di Yoko Kuno, una regista donna, se ne trovano poche nell'animazione giapponese quindi ci mettiamo l'accento.
e di Nobuhiro Yamashita, che ha fatto principalmente cose in live action, quindi ipotizziamo che lui abbia lavorato più a fare appunto la messa in scena della parte live action, che poi è stata portata in animazione grazie al rotoscoping. E diretta quindi a quel punto da Yoko. Sì. Il film è anche stato ad Annecy, è stato apprezzato in diversi festival, quindi speriamo che prima o poi ci capiterà di vederlo anche qui in Italia. Per ora negli Stati Uniti è distribuito da G-Kids, quindi boh, speriamo. Nel caso lo recuperiamo a forza con il Blu-ray di G-Kids. Esatto. Benissimo, quindi voi che ne pensate invece? Perché magari già Doraemon vi sta sui maroni, quindi questo potrebbe essere un ottimo modo per esacerbare proprio quelle brutte memorie che avete e finalmente riderne. Fatecelo sapere nei commenti su YouTube, Twitter, Instagram e chi più ne ha più ne metta. Vi ricordiamo anche di iscrivervi, mettere mi piacino, la campanella che ci fa tanto piacere, ovviamente poi tira su, dai, sto canale, oh, Ale! Forza! Potete anche passare a trovarci su funzioneanimazione.it, la nostra casetta digitale, in cui abbiamo anche la pagina delle prossime uscite, dove se prima o poi uscirà la data di uscita di questo film, lo saprete lì, esatto. Che è sempre aggiornatissima. Esatto, esatto. Vi ringraziamo moltissimo per aver seguito questa trailer reaction, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti! Ciao, ciao, ciao!